Analizziamo i numeri della Regina dopo il confronto interno con la Juve Stabia. Vediamo le curiosità che appaiono più importanti. Intanto, dopo tre pareggi consecutivi, compreso quello di Vicenza della scorsa stagione, la Regina torna alla vittoria che mancava dall'11 maggio 2013. Al centro dell'attenzione, neanche a dirlo, il bomber Gerardi con la sua prima doppietta in Serie B dopo quella di C realizzata con la San Giovannese al Crotone. Gerardi in amaranto, un gol ogni 144 minuti. La Regina segna solo nel secondo tempo, esattamente tra il minuto 16 e il minuto 45, tutti e tre i gol. A proposito di gol, tre reti amaranto mancavano dal 19 marzo 2013. Vittoria ad Ascoli, tripletta di Di Michele al debutto di Pillon. C'è un precedente anche di rimonta da 0-1 a 3-1, il più recente è quello di Gubbio del 10 settembre 2011, anche al suo secondo campionato. Azzori conquista la prima vittoria alla terza giornata. Azzori ora viaggia a più 1 sia sullo scorso campionato che sul suo precedente in amaranto. Per il tecnico di Collepardo l'ultima vittoria al Granello risaliva al 22 aprile 2011, 1-0 al Novara.